Chi sei? Presentati. Sono Piero, 23 anni e sono di Modena. Perché sei qua? E cosa vuoi raccontarci? Sono qua per raccontare della mia esperienza in ambito della mia fede. E fin da piccolo sono sempre stato credente, molto convinto delle mie idee e questo sicuramente mi ha aiutato ad affrontare varie situazioni che si sono presentate nella mia vita. Prima dell'intervista, Pierre, hai ammesso di essere un ragazzo completo e che non ti è mai mancato nulla nella tua vita. Sì, sicuramente nella mia vita non mi è mai mancato niente, sono sempre stato molto bene con me stesso, ho sempre avuto tanti amici, un'ottima famiglia, quindi penso che la mia situazione sia sempre stata invidiabile. Però nel momento in cui ho conosciuto veramente chi era Gesù, la mia vita è cambiata e dal semplice credente che ero, assunto una nuova forma. La conoscenza della parola di Dio mi ha portato ad avere la consapevolezza di chi è Gesù, di quello che ha fatto e soprattutto del fatto che Lui è vivo e vive nelle persone che lo accettano. Quando hai accettato Gesù nella tua vita? Circa un anno fa. È stato come se Gesù fosse entrato nel mio cuore piantando un piccolo seme che man mano che avanzo in questo percorso cresce sempre di più. E più lui cresce in me, più la mia vita cambia e continua a cambiare, non soltanto dal punto di vista delle sensazioni, ma anche proprio dal punto di vista pratico e anche del mio stile di vita. E più gli lascio lo spazio di agire, e più le cose in me e soprattutto intorno a me cambiano e si trasformano. E questo non significa che da quando ho deciso di dare la vita a Gesù tutte le situazioni vadano sempre secondo la mia volontà. Però ho la consapevolezza che sicuramente andranno secondo la sua di volontà. E siccome ho deciso di essergli fedele, per me la vittoria in ogni situazione è rimanergli fedele e non l'esito della situazione stessa. E ciò mi ha fatto capire che la mia vita, prima di conoscere Gesù, che io la ritenevo quasi perfetta e mancante in nulla, in realtà era mancante di tutto, perché solamente Gesù può darti una vita piena in ogni aspetto. Pier, so che c'è stato un miracolo nella tua famiglia. Sì, io posso testimoniare di aver assistito ad alcuni eventi miracolosi, tra cui una guarigione di un membro della mia famiglia che contro il parere dei medici, che dicevano che questa guarigione non sarebbe potuta essere completa, e invece grazie alle preghiere che sono state fatte, grazie al Signore, la guarigione è stata completa e anche in tempi miracolosamente brevi. Pier, quale messaggio vuoi lanciare? La cosa che voglio testimoniare con più forza è la presenza del Signore nelle persone che credono in quello che Lui ha compiuto, perché come ho già detto prima, la vittoria non sta nell'esito delle situazioni, che a volte è positivo, a volte lo è meno, purtroppo, ma la vera vittoria è nel rimanere sempre fedele al Signore e seguirlo e stare alla sua presenza.